Sì, come sono influenzato un po' le tue cose? Cioè, tu avverti un qualcosa anche magari quando giri o giocando, ah, questa cosa in effetti l'ho vista in un film, oppure quando fai magari una scena d'azione dici, cara, mi sembra di essere all'interno di un GTA. Ma quello che un po' raccontavo nell'intervista, lui non c'era, ma che su questo lui mi può assolutamente sostenere, è che i giochi, almeno quelli di un certo livello, di ultima generazione, praticamente sono dei film, sono in cui il giocatore può interagire, può prenderne parte, un po' come recitare in un film reale, al cinema. Cioè, per esempio, per dirti, anche ci sono tantissimi film che praticamente invece sono dei cartoni animati oppure sono dei videogiochi, e poi sul rapporto tra cinema e videogioco, col fatto che di alcuni film che sono stati poi portati sulla piattaforma e sulla piattaforma cinema, io credo che l'approccio sia sempre stato sbagliato, si è sempre trattato un po' con troppa superficialità la cosa. Io ti parlo del primo di Street Fighter, Mortal Kombat, per esempio, di Tomb Raider. Per dirti, ma la stessa cosa accade anche un po' con i capi, sono un grande fan di Dragon Ball, ho visto i film di Dragon Ball, mi veniva da piangere, cioè, capito? Ci sono delle cose che tu non capisci, dici, ma perché? Eppure lì avranno investito un botto di soldi, ma è perché secondo me manca la... cioè vengono approcciate con come se fossero, vabbè dai facciamo sta cosa. Senza rispetto. Per esempio a me l'ultimo Assassin's Creed non è dispiaciuto per le ambientazioni, per quello che trattava. Forse se la gente si aspettava il videogioco messo lì nel film, secondo me era troppo, però secondo me il suo l'ha fatto, a me non è affatto dispiaciuto, anzi se può essere, so che faranno un film su Call of Duty, anche se lì è diverso perché non ha una storia lineare che tu puoi seguire un po' come Assassin's Creed, oppure spero su per Destiny che facciano un gioco e che le ambientazioni sono così belle da... Beh, secondo me più che una commistione di registri linguistici, di soluzioni espressive, alla fine insomma anche il primo Destiny quando è uscito in tanti, io l'ho citato in conferenza, avevano paragonato anche come tematica Star Wars, cioè la luce contro l'ombra, anche perché è un grosso stato fantasy dietro. Certo, secondo me questa cosa che dice lui adesso si vede sempre di più, cioè i videogiochi acquisiscono anche tecniche espressive, registri al cinema e li esportano. Però per esempio, no, una cosa adesso mi viene in mente, io ho visto Doom, il film con The Rock. Fatto la parte in senso GT. Sì, quello era figo perché è stato un richiamo, perché probabilmente o chi lo dirigeva, o chi lo produceva, o chi stava lì, ci ha tenuto che oltre la storia lineare ci sia un chiaro richiamo a quello che è. Se ci penso, l'ho visto anche parlando proprio di tecniche, alcune serie TV, per parlare di Netflix, che stava pensando di fare addirittura storie con finali multipli. Se ti piace che Jenny ammazzi Tizio oppure no, vediamo un po' come va a finire. Là finiresti poi che tutti si guarderebbero tutti i finali. Secondo me, finiscono il primo e fanno tutto la differenza. Secondo me quello non è per esempio una storia interessante, perché comunque una visione autoriale, un punto in cui l'autore dice ok, la storia la racconti, però alla fine questo è quello che volevo dire io. Ma se tu ci pensi, per esempio Destiny 2 hanno tirato una cosa che in ballo che era abbastanza retro, quella del boss finale che raccontava sull'altro gioco, che è una cosa che credo non si vedeva da in videogiochi da un po' di tempo. Ed è bello perché ti porta alla sfida, cioè ti crea questa voglia di arrivare per arrivare poi allo scontro. La Nemesi è la pro, è quello che ha fatto un po' la storia del cinema. Mi chiedere solo un'altra cosa più psicologica. Come scegli il tuo personaggio? Perché per esempio secondo me nel modo in cui una persona sceglie il suo personaggio, il suo alter ego, non si dice faccio brutto, io per esempio non tendo a prendere gente rossa, se era Final Fight prendevo Albert, se era Zangief in Street Fighter, sempre avuto questa cosa qua. Però per esempio c'è chi interpreta donne, c'è chi vuole essere anche nella classe del personaggio, guarda, c'è una scelta psicologica secondo me. Ma guarda, lo sai, non so se psicologicamente c'è una correlazione tra la scelta del personaggio e la cioè te ce ne sono più, in quel momento voglio
fare quello. No, 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 io no, cioè nel senso, fammi un altro esempio di classi, cioè io traguardiamo appunto, eh no, lì ho scelto, no, c'è sempre scelto lo stregone. Non so perché non so, inconscio anche. Per esempio il figo, diciamo. No, sì, no, vogliamo dire, diciamo. Scusate. No, volevo girare. Giriamo. È una bellissima chiacchierata, mancava la birra, però. No, volevo far girare un po' le domande. Scusate, sempre la solita regola. Questa domanda sabato. Videogioco o realtà? Questo è un quello che poi è appunto il contatto. A volte anche in realtà difficile, il videogioco è considerato una maniera di evadere dalla realtà, perché se è duro è difficile, come a Napoli, come in realtà come in Brasile, da qui vengo. E voglio sapere, secondo te, fino a che punto il videogioco può essere una maniera di uscire dalla realtà e i bimbi, in particolare, che a volte può essere anche complicato? Io penso che a volte si voglia dare troppa responsabilità a tante cose, io credo sia tutto molto più semplice, molto più banale. I bambini giocano ai videogiochi perché si divertono, io gioco ai videogiochi perché mi diverto, i problemi che ci sono nelle realtà, nelle periferie, nelle zone difficili, sono realtà che difficilmente un videogioco ti può non raccontare o far alienare. Secondo me bisogna dare a le console, ai giochi in generale, un momento ludico, un momento di... Vai, rispondi. No, andiamo. Diciamo The Poi, sto intervistando Jeff. The Poi. Sto parlando con Arturo. The Poi. Ciao. Vediamo la risposta e poi andiamo. Vai. Vogliamo continuare con un attimo? E quindi no, credo che, anche perché io sono sempre stato uno che non ha mai creduto che i videogiochi isolassero dalla realtà o allontanassero. Diciamo, le... Diciamo, sì, quello sì, il momento di relax sì, però è diverso da evadere dalla realtà. Sono secondo me due cose diverse. Io gioco e mi rilasso giocando. E secondo me questo dovrebbero essere i videogiochi, basta, le realtà difficili, i problemi, le cose vanno curati e vanno vissuti in un altro modo, né grazie né senza i videogiochi. Ok, grazie. Una cosa, mi riaggancio a una cosa che ti avevano chiesto prima, no? Sei Sonano Boxaro. In realtà questo origina molto da un attaccamento che c'è tanto in Italia alla macchina su cui giochi, no? Alla, sì. È quasi una tifoseria calcistica, o se giochi su PlayStation, no, parteggi per PlayStation a prescindere. È peggio, è quasi religioso. E, qual è quindi il primo ricordo, qual è la prima console, la prima macchina su cui hai giocato? Se è una console, magari era un PC, uno di quegli Amiga. Io giocavo all'Amiga 600, il primo proprio è stato l'Amiga 600. Poi il primo gioco che ti ricordi, il tuo primo ricordo legato ai videogiochi? Bah, mi ricordo Mortal Kombat, Sensible Soccer, mi ricordo, mi piace sempre giocare a calcio, il Mortal Kombat 2, mi ricordo c'era un gioco orribile però che tipo faceva quello là delle rane che dovevano attraversare la strada, perché morivo sempre, allora bestemmiato, però no, quello, poi c'era il Game Boy, poi è passato, si è arrivati ai vari Sega Mega Drive, Nintendo. Eri più Sega o Nintendo? No, direi. Sì. giocavo la Sega, sì, era quello. Poi avevo sempre sognato, un certo periodo di avere il Sega Saturn. Che poi non ce l'ho mai avuto. La cosa più fondamentale. Sì, è durato un minuto e mezzo. È stata sfortunatissima. Saranno usciti con due giochi. Poi era uscito un altro tipo a cubo, che è GameCube, che non ce l'ho mai avuto. Ma quel, quando è arrivata la PlayStation, io ho avuto la prima PlayStation, poi è arrivata l'Xbox, le alternavo, ho tenuto tipo per 3-4 anni, tra l'una, PlayStation e PlayStation 2, ho avuto anche l'Xbox. Adesso comunque hai giocato tanto. Sì, ma te lo dico. Quindi siamo allo scoop, perché questo attore è un merda, è un mezzo nero. No, ci gioco, ma io l'ho raccontato che adesso il Comitato Olimpico ha detto che con i videogiochi forse entreranno addirittura le discipline olimpiche. Io sarei stato campione di parecchi giochi, cioè perché io ero lì, mi mettevo, giocavo. No. Possiamo dire che questa cosa delle tifoserie
è un po', insomma, bisogna schierarsi, no? No, sai un messaggio positivo. Giochiamo a tutto. Ma basta che giocate, vi divertite. No, vabbè, sì. Ma non ci credo, gente, si accanisco. Ma guarda. Madonna. È guerra. Guerra aperta. Però, aspetta, scusami, poiché ci stanno alcune console che hanno esclusive su alcuni giochi, altri su altre, e cioè fanno una guerra sui giochi oppure sulle console in sé? Su tutto. Sui giochi ultimamente la fanno tanto perché diciamo che da una parte ce ne sono di più e dall'altra un po' di meno, no? Quindi un cavallo di battaglia che... Però sì, esatto, anche sulle specifiche, io ce l'ho una risoluzione. Io ce l'ho tutte e due, non me ne frega assolutamente nulla, gioco e giochi che... Anzi, devo pure alternare, perché poi se no gioco solo a una cosa... Serve lo Switch, ti viaggi. Però è assurdo che non va, cioè non so se non ci hanno pensato ancora nella Sony o Xbox, è stranissimo, guarda. Prova quello che mi dicevi, appunto, il videogioco prova a diventare anche sport. Tu come la vedi questa cosa? Cioè il videogioco, ad esempio, anch'io sono nato al sud, no? Lo vedevo in realtà come quasi una via di fuga, perché io ero cicciottello, brutto, mi mettevano sempre in porta, ero un po' bullizzato. E quindi sono migliorato, però il videogioco per me era un po' una via di fuga, no? Era con un gruppetto di amici, avevamo quella cosa lì. Adesso invece è un fattore aggregante molto, molto diverso e molto più pop rispetto al passato. Tu come la vedi sta cosa? Cioè sei figo adesso se giochi ai videogiochi? No, sì, però sai che cosa accade? C'è stato un momento in cui tipo quelli fino agli odierni 35 anni dicevano ma sempre si vicina a sti videogiochi, cioè quelli dopo voglio dire. Tipo i miei genitori per dirti, dicevano ma sei sempre vicino a questi videogiochi, ma esci, fai, trovati degli amici, così qua. Poi è arrivato il momento in cui è arrivato l'online, il co-op, e io mi ricordo, perché il primo gioco con cui ho iniziato la mia carriera da cooperatore è stato Gears of War, il primo. Ah, bello! Cioè lì tipo, cioè loro all'improvviso, mi ricordo che sono entrati in camera, e sono stati lì tipo 10 minuti a guardarmi, io giocavo e parlavo con questi e loro pensavano che io parlassi da solo. E allora stavano cercando di capire qual era la soluzione a questo problema. Poi io ho detto, sai, ma perché parli da solo? Ho tolto quella cuffia e l'avevo messa in diffusione e sentivano che io parlavo, tipo c'era un americano, e sono rimasti così, senza parole, cioè perché loro credevano che quel modo lì fosse un modo di isolarmi, quando in realtà poi... ad oggi quello è un modo di aggregazione forse molto più facile, anche perché quello vuol dire la possibilità di incontrarvi, di vedervi, di fare. Quindi è stato così tanto sottovalutato il videogaming che il fatto che il Comitato Olimpico decida di inserire, ora bisognerà vedere i giochi, quale, così colà, all'interno di una disciplina olimpica, secondo me è una figata assurda. Ciao, ti faccio una domanda legata al cinema. Anzitutto, com'è nata la collaborazione, visto che esci al cinema con il film dei The Jackal, Dio fottuti musi verdi. Com'è nata, se è nata per gioco oppure, cioè, se mi puoi raccontare questo e poi un'altra domanda. Com'è nata, una domanda solo. Ah, la collaborazione? Sì, la collaborazione. Okay. L'altra domanda... cosa ti piacerebbe interpretare di altro personaggio in un futuro, se ci pensi? Come ruolo, ecco, o come tipo di cinema e genere? Ecco. Allora, con The Jackal io ho fatto, dopo la fine della prima stagione, la famosa parodia di Gomorra, gli effetti di Gomorra sulla gente. Da lì è entrato, poi è nato poi un rapporto d'amicizia, e quando poi sapevo che loro stavano iniziando le riprese del loro primo film, praticamente hanno chiesto a me e a Fortunato Cerrino di fare un cameo che sarà veramente molto... Posso molto dire molto divertente, il film io l'ho visto, non si può scrivere per embargo, ma quella parte fa morire da ridere. No, ci hanno chiesto questo cameo anche in amicizia e l'ho fatto. Come personaggio a me piacerebbe interpretare un supereroe. Sarebbe figo vedere. Sempre avuto o per anche il sempre io. No, io perché tu fai anche una parte in, lo chiamavano Gigrobo, sì. Poi io sono uno di quelli che colleziona due action figure. Ce l'ho tantissime. Supereroe preferito te lo faccio io? Batman. No, mi anticipa. Questa è la studiata. E quindi
E trovo per esempio figa pure questa cosa qua. So che è una cosa che, ecco, non tutti possono permettersi, però che i giochi di nuova generazione permettano delle edizioni limitate, che chi vuole può comprarle, che hanno delle cose esclusive, per me è figo, ti dà, cioè ti fa sentire ancora di più parte del gioco. Grazie. Passato. Emanuela Panatta mi diceva che tu eri uno degli studenti più promettenti di Beatrice Bracco, che ricordiamo per chi non la conosce, che dalla sua scuderia sono usciti Kim Rossi Stewart, Gianmarco Tognazzi, tutti i più grandi. Che cosa ti ha dato il tuo insegnamento, che cosa ti ha dato? Beh, Beatrice è stata per me fondamentale, perché prima di insegnarmi che cos'era il mondo della recitazione, è stata per me un insegnante di vita. Infatti noi il lavoro che facevamo innanzitutto lì da lei era il lavoro su noi stessi, sul fatto di capire che tutto quello che avremmo fatto poi dopo era un portare la nostra anima agli altri, e se non si era in grado di sostenere questo peso era un percorso che non doveva proprio essere iniziato. E quindi lei nei momenti di difficoltà è stata fondamentale in tutto il mio percorso, e poi nel farmi crescere, nascere e crescere come attore è stata ancora di più fondamentale. Mentre invece, guardando al futuro, tu hai fatto un'esperienza di carriera che solamente Francesco Buffon ha fatto prima di te, cioè da boss malavitoso, nel suo caso è diventato un drag queen con il film che aveva fatto, mentre invece tu hai Matrimonio Italiano. Com'è stato passare da un ruolo all'altro? Beh, ho fatto anche altre cose prima di fare questo step. No, ho fatto per esempio... dici la contrapposizione così... Beh, no, non è stato difficile, anzi è stato molto divertente. Il film sarà molto divertente. Uscirà l'anno prossimo, ci siamo divertiti tantissimo, il cast era veramente eccezionale, e poi sono curioso di vedere come reagiranno le persone a questo mio cambiamento, piuttosto che pensare a quello che ho fatto io, perché un attore secondo me deve essere in grado di diventare tante cose. Poi ci sta chi è in grado di farlo, chi ha il talento per farlo e chi non lo ha. Io spero di essere stato in grado, e spero poi che la gente piaccia il film e piaccia la mia interpretazione. Lega Nerd, lui è orgoglio. Chi è lui? Ce la fai, Rinoceronte adesso mi ucciderà. No, si chiama Rinoceronte ed è cattivissimo. Allora, ciao Salvatore, innanzitutto. Allora, volevo chiederti, il supereroe che visto che mi hanno già fatto la domanda, che vorresti interpretare. Ah, gli hai fregato la domanda. No, il supereroe che ti piacerebbe interpretare, nel senso uno più classico, un antieroe, oppure uno già esistente, c'è qualcuno che ti piacerebbe? Ma no, guarda, se proprio Batman non lo posso fare Joker con molto piacere. Diciamo, io sono uno che coi personaggi ama vivere in quel limbo che li porta, ecco, come chiude il Cavaliere Oscuro, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Questa è la cosa che mi ha sempre affascinato dei supereroi, che sono sempre in quel limbo tra bene e male. Infatti, ecco, nei fumetti di Batman c'è un momento in cui il Batman ti sembra quasi il cattivo di turno, anche sì, esatto. Quindi... Poi un'altra domanda: quando scegli un videogioco, cos'è che ti attira di più? La parte narrativa oppure quella semplicemente ludica, quindi solo il divertimento? Guarda, ormai ho così, veramente ne ho giocati a talmente tanti che so il genere che mi può piacere, quello che proprio non ci giocherei mai. Cioè, spesso e volentieri mi è capitato un gioco di comprarlo nuovo, metterlo nella console, tipo vedere i primi 5 minuti, toglierlo e andarlo a riportare indietro perché non... Però sì, mi piacciono tantissimi, cioè soprattutto quelli lì che ti danno un'esperienza che va oltre quella che è il semplice gaming, perché ormai sono diventati veramente così grandi da sembrare proprio dei figli. Ti ringrazio. Okay.